Il prigioniero? Non voglio andare via. Andiamo, almeno diciamo di addio al Lancer. No, devo continuare, ragazzi, devo continuare. No, non posso smettere qui la partita, devo continuarla, per forza. Aspettate. Pausa per noi! Sapevo che potevate farcela. Anche se era vostro nemico, stavo facendo il tifo per voi. Questo è perché odiavo talmente tanto il mio lavoro. Questo è Clover. Il futuro sembra fantastico. Come una pila di come una montagnola di vomito di ape, che in realtà è miele, credo. Un regno così con così tanta speranza, spero che voi non lo incasiniate. E questo significa grazie. Venite al nostro prossimo compleanno, dai. Ne avremo uno molto in fretta, molto presto, se è possibile. Ti guarda con fierezza e ti dà un bacione. Che cosa succede? Ho dormito per tutto il tempo. La sala del trono, guarda. Non si capisce niente. Ci sono i cari quelli con gli animali. Vediamo cosa dicono. Che è successo qua? Cos'è tutto sto casino? C'è molta meno gente nelle gabbie ora. Noi animali abbiamo deciso che va bene se il re rimane nelle gabbie anche lui. Ma se i re rimangono nelle gabbie anche loro? Ma devono mettersi orecchie e nasi finti da animale. Che oh! Ma e noi? No, noi non verremmo rimessi come re? Ah! Il mio tesoro! Al mio tesoro non è stato fatto niente? Allora andate pure avanti, non fa niente. È finito lo show, andiamo tutti a casa. Sarò onesto. Prima non eravamo sicuri di chi sarebbe stato il nostro nuovo re. Intendo, Lancer è sempre stato un po' pesante. Ma dopo aver visto quanto bene vi tratta, voi ragazzi, penso che andrà tutto bene. Ok, passiamo dietro. Questo era il cuoco. Mamma Biba, che festeggiamenti! Ci vuole una torta. E questa volta la farò di ferro, così gli animali non se la potranno mangiare. Susie, persona blu il cui nome non mi ricordo e nome, ho dimenticato di imparare tutto il tempo. Intende Gris. Ho pensato che stavate andando verso casa. Pensavo che stesse andando verso casa. Ci stavamo andando, ma Chris ha voluto salutarvi prima, lo sai? Oh, davvero? Oh, divertente. Penso che voi vogliate dire addio perché volete dirci addio perché siamo amici. Eh? Intendo, io non volevo. Però vabbè. Tu sei re adesso, vero? Sì? E io sto per cambiare delle grandi regole. Per prima cosa, gli esseri di luce adesso sono legali.
Seconda, la prigione adesso è solo per i papà. Ah, sembra una specie... sembra un buon cambiamento. Ehi, tuo padre era... stava proteggendo la fontana, giusto? Ma va bene se noi ci mettiamo mano a quella fontana? Non ne ho idea. Ma sta a te, ragazzi, a voi ragazzi, quindi io mi fido di voi. Se qualcosa di brutto accade, la sistemeremo. Sì, immagino che vedremo. Credo. Beh, ci vediamo dopo. Tornate presto! C'è sempre spazio in città per un paio di pagliacci. Però questo mi fa pensare, se io vado a chiudere la fontana dell'oscurità, forse cambio il finale? Non lo so, andiamo a vedere. Visto che l'hai salvato, lui ha iniziato a rispettarti. Beh, in realtà... forse ti rispetta solo perché si è rimpicciolito. Ok, non possiamo più andare giù qua, mi pare. Ha bloccato. Ok. Andiamo via. Ciao! Ciao a tutti! Ce ne andiamo a casa! Mutata è lunghissima, perché... Allora, la fontana, vediamo un po'. E non la posso... Non posso interagire con la fontana. Ma io così... almeno non posso incasinare il finale. Chris, Susie, se state andando via? Beh, sto solo seguendo Chris. Immagino che noi termineremo a destra e basta. Ciao. Susie, Chris, state andando via? Davvero? Oh, io... volevo solo dirvi che io... io... mi sono... sono veramente stato bene con voi due. Ehi, la smetti di bofonchiare dentro il tuo cappello, per favore? Ti sentiamo a malapena, amico. Oh, mi dispiace. Eh? Chris, Susie, io? Spero di potervi rivedere ancora. Ma quindi... non solo è una realtà, era una capretta tutto il tempo sotto a quel cappello nell'oscurità, ma era addirittura una capretta femminuccia e noi non la sapevamo sta cosa. La prossima volta vi farò un sacco di belle torte, ok? Eh? Va bene, certo, sei sicuro, amico? Ciao! Andiamo via, Chris. Cioè, noi ci pensavamo tipo che era una specie di mostro, invece era una capretta caruccia, vabbè. Oh. Oh, e questo cos'è? Quindi questa è la fontana? Non so come, ma... sembra come se noi... ci siamo imbattuti in qualcosa veramente di importante, non è vero? Beh, non c'è tempo di pensarci. Adesso è ora di andare a casa. Giusto, Chris? Sei rimasto davanti alla fontana. Senti che c'è qualcosa di strano. Come se la tua stessa anima si stesse illuminando. Sa che siamo tornati a casa. Nello sgabuzzino, ovviamente. Quindi? Che succede? Cos'è successo? Non riesco a vedere niente. Ehi, attento! Ah, questo è lo sgabuzzino. Oh, guarda! Per terra c'è la scacchiera che abbiamo attraversato. E le carte che erano i nemici. E che... e c'è anche il gatto di pezza che era il negoziante là dietro.
E cos'altro? I pedoni che erano altri nemici. E il castello era l'armadio. La classe che non viene più usata. Questo era lo sgabuzzino. Come siamo arrivati qui? Ehi, Chris, ma cosa? Cosa è successo? Tipo, non era un sogno qualcosa del genere, giusto? Comunque, come stavo dicendo, diciamo semplicemente ad Alphys che non abbiamo trovato il gesso. È un animale di pezza tutto rovinato. Animale di pezza. È una scacchiera e ci sono dei pedoni tutti messi in giro. Le carte sono sparse dappertutto dentro all'armadio. È un disegno fatto male di una tartaruga verde. C'è scritto sopra Alvin. È un interruttore della luce. La porta è chiusa a chiave. Ah, aspetta, questa forse è la porta che non sono riuscito a aprire nel gioco, ragazzi. Ricordate, c'era la porta quella del prigioniero che non siamo riusciti a aprire durante il gioco. Chissà dov'è l'ultima parte della chiave. Forse lo scopriremo. Ma si è fatta sera. Amico, il sole sta tramontando. Mi sa che sono andati tutti a casa adesso. Da un pezzo. Immagino che Alphys ci penserà due volte prima di chiederci di fare qualcosa, eh? Di prendere il gesso, tipo. Beh, immagino che dobbiamo andare. Ci vediamo. Ma penso. Chris? Ritorniamo lì dentro domani, ok? La porta è chiusa. La porta è chiusa. Apri la fontana ed è tiepida l'acqua. Ti piace respirare, muoverti veloci con o senza gambe? Ma di solito con le gambe? Unitevi al cross country team con Joggington e Noel. Armadietto chiuso. Il tuo armadietto ma è vuoto. Sei pronto per la ballo di Sadie Hawkman? In questo ballo tutti i ciperones hanno grandi teste. Questo qua già l'abbiamo letto, ricordate? Ma questa era la classe nostra, mi sa che è chiusa, no? Sono rose. Sono frasi motivazionali da vari libri. Prova a fare del tuo meglio, Astral Wolf. Anche nell'ora più scura. Ma quella è una citazione da Lanterna Verde. Quello sembra di un videogame. No, no, è del fumetto. È di un fumetto. Il computer è spento. Tutto sembra molto silenzioso al momento, molto pacifico. Hai controllato l'orario? Sembra non essere orario di scuola. Vediamo un po' quest'altra porta se si apre. C'è scritto Missy Storiel e scritto in corsivo sulla lavagna. Sembra che non è stato cancellato da molto tempo. È un poster di varie figure basiche, cerchio, ovale, quadrato.
L'iperdodecaedro. Libri per bimbi. Alcuni sembrano essere i tuoi di quando eri piccolo. È un libro è un disegno primitivo che raffigura tua mamma. Qualche cibo dell'insegnante, una mela. È un computer. Sul desktop ci sei tu e tuo fratello vestiti ad Halloween 8 anni fa. Ma scusa, quindi l'insegnante è la mamma? È Toriel. Toriel? È la madre! Quindi la madre di Alex e di Chris faceva la maestra, non la sapevo sta cosa. La maestra per i bambini. Scultura primitiva, chissà cosa rappresenta. Rappresenta il castello, mi sa, su cui siamo appena stati. Il trono degli dei. Abbiamo finito quasi il gioco, raga. Suona il telefono. Il telefonino che fino adesso non funzionava. Chris? Cosa stavi facendo? Ah, ma aspetta, ma forse... La maghetta verde che abbiamo nel gioco fino adesso era tipo la madre sua da giovane. Era Toriel da giovane. Non era una capretta qualsiasi, era Toriel da giovane. Cosa stai facendo? Sono rimasta seduta in macchina a aspettarti dopo che la scuola è finita per mezz'ora. Ho chiamato e richiamato, ma il telefono non prendeva mai. Hai fatto preoccupare la tua povera madre in maniera tremenda. Chris, ho paura che dovrò punirti. Eh? Un amico? Stavi passando del tempo con un amico? Chris, farò un'eccezione per questa volta. Puoi continuare le tue avventure ancora per un po'. Ma quando ritorni a casa dovrai andare a letto prima. Ci vediamo presto, tesoro. Clic. Devo tornare a casa a piedi. Librerby. Alcuni di questi personaggi già li abbiamo visti all'inizio del gioco, ricordate? Erano quelli che stavano in classe. Chris, sei sopravvissuto a Susie, mi stavo preoccupando. Adesso puoi finalmente pagare il tuo debito di famiglia. Come disegnare i draghi? Il libro su come disegnare i draghi c'ha 2583 giorni di ritardo. Comunque, Chris, sono un volontario assistente molto benevolente e quindi se lo riporti entro questa settimana ridurrò la tua multa a $64.23. Consideralo, Chris. Ma non te lo porto più il libro, me lo tengo io. Hai dimenticato con me? La copertina c'è forse un drago con un rossetto. E per vestiti c'ha... Penso che abbia Chris, boh... Vabbè, penso che lo scoprirai quando lo vedo. C'è un libro, lecchi la pagina, è delizioso. Deve essere quello che intendono per testo saporoso, saporito. È una battuta, però in italiano non funziona. Ma c'è un libro senza copertina... Guardi dentro. Oh, per sbaglio ho riportato qui il mio diario personale anziché un libro. Oh no, lo stanno mettendo nel catalogo dei libri. Oh no, lo devo prendere in noleggio, in affitto, ogni volta che voglio scrivere una nuova pagina del mio diario. Il signore del martello. Il primo nella serie di libri di fiction vincitori di premi del lodato storico Gerson Boom. Per
Per favore ricordate il mio nome, per favore. Ho scritto il libro in modo che voi ve lo ricordiate. Scritto da Hot Fire Guy. Laboratorio del computer. Per favore, navigate nella rete responsabilmente. Infatti, forse è meglio che non lo fate per niente. Hai guardato attraverso la finestra e il laboratorio dei computer sembra esserci un cane all'interno che lavora al computer, come un cane. Sembra che stia facendo un gioco quel cane. E sembra come se tu non possa interromperlo. Sembra anche che quando il gioco sarà finito tu potrai entrare. Devi solo fidarti del cane. Ah, questa qui è una... Riferimento al fatto che Toby Fox sta preparando un nuovo gioco, un seguito di Deltarune. Questo chi è? Mi piace leggere libri, specialmente libri al piano di sopra, dovresti proprio. Leggili! Ma se non mi fai passare? Ma se non mi fai passare? Ma guarda che sto un fan. C'è la review di un anime, la leggi? No, sì. Tinscore, la mia recensione del cartone animato del mese, Mew Mew Kissy Cutie 2. E questo recensore ha visto Mew Mew 2 come prima esposizione alla serie. Ma scusa, parti dall'1, non parti dal 2. E ti dice che fa sembrare Mew Mew 1 come una schifezza con le orecchie da gatto, ma con una storyline più scura e temi più maturi. Il secondo tratta lo spettatore come un vero adulto, invece di come un animale che morirà se va 10 secondi senza vedere una palla da spiaggia, una palla di gomma. Senza dire che, senza menzionare che, il personaggio di Mew Mew nel primo era più vecchio del ramen che ho mangiato a casa io con le luci spente. I teen alt e i più vecchi dovrebbero guardare questo oscuro capolavoro firmato la lucertola gialla anonima. Sta recensione dell'anime faceva veramente schifo, anche perché lui all'inizio ha detto che era la prima volta che guardava un anime di questa serie Mew Mew, però era il 2, poi ha detto che rispetto a lui era meglio e che l'uno faceva schifo a confronto. Ma se non l'hai visto l'altro, come fai a dirla sta cosa? Ma sei scemo? Vabbè, oh. Andiamo qua al tavolo. Andiamo da questo. Devo andare al college, così posso studiare molto duro. Sta leggendo un fumetto pieno di demoni, di ragazzi demoni molto sexy. College. Vediamo un po' che dice il serpentone. Mi ricorda Pucci, quello dei Simpson. Chris, che succede? Katy sta lavorando, quindi sto iniziando il nostro progetto. Ho già copiato un sacco di foto. È la stessa foto di un pallone da spiaggia, ripetuta 73 volte. Potrai ben dire che mi sto divertendo un sacco. Perché è una battuta. Having a ball in inglese vuol dire divertirsi un sacco, però vuol dire anche avere una palla, quindi è un modo di dire. Andiamo via. Che succede qua? Il capo della polizia Undine dovrebbe dirigere il traffico, ma tutto quello che sta facendo è stare in mezzo alla strada dicendo: vattene da me, vattene dalla mia strada, vattene via. Dai, è la meglio, mi sento veramente direzionato. Allora, Undine, questa qui, è un personaggio di Undertale, che però in Undertale non fa il poliziotto, qua è un personaggio completamente diverso. È come se avessero preso l'attore dell'altro gioco e l'avessero usato in questo gioco in un altro ruolo. Questo gioco, ripeto, non è un sequel di Undertale, è un gioco diverso, non c'entra niente con Undertale. Diciamo che alcuni personaggi sono degli attori che ritornano. Cioè, il personaggio è lo stesso ma in un ruolo diverso, come in questo caso. Ehi, Punk, vattene dalla strada! Punk sarebbe tipo feccia. Stai bloccando il traffico,
Oh, aspetta, ma è il figlio di Asgore. Mi spiace, sono un po' stressata ultimamente. Questo lavoro è così noioso, non succede mai niente in questa città. Vorrei solo che qualcosa scuotesse un po' le cose. Hai qualcosa da segnalarmi? Mondo oscuro, Alphys, niente, ti voglio aiutare. Dark World. Cosa? C'è un mondo oscuro all'interno della scuola? Sì, come no, ragazzino. No, non c'è nessuna legge che vieta i mondi oscuri, comunque. È un lavoro per la cosa, come si dice, school board sarebbe il consiglio scolastico. Lavoro per il consiglio scolastico. Come faccio a passare questa tizia blu? Sono bloccato. Immagino che devo solo scappare via e basta. C'è l'ospedale qua. Andiamo all'ospedale. Oddio, quello chi è? Tipo una pianta carnivora. Aspetta. C'è uno di quei giochini scivolosi che naturalmente appare a caso all'interno degli studi dei dottori per farti passare il tempo mentre aspetti il tuo turno. Non l'ho mai visto in Italia però sti giochini. Boh, saranno solo negli studi pediatrici, non lo so. Comunque, dice, le perline stanno su lungo il percorso. Probabilmente bisogna muovere delle perline, non lo so. Oh, sei tu. Sei qui per suonare ancora il piano? Ma non ho suonato il piano. I pazienti non possono sentirlo bene da qui, però mi piace a me. Prova a suonare. È un pianoforte obbligatorio per tutti gli ospedali. Rimpicciolito per entrare nell'angoletto. Come risultato, mancano un sacco di tasti, quelli buoni. Lo vuoi suonare? Sì o no? Facciamo sì. Blink. Suonato veramente male. Un diagramma che mostra delle linee e un cerchio. E che vuoi? Oddio. Ah, papà! Posso solo dire... Non posso ancora dirglielo. Ah, questa è la nostra compagna di classe. E c'è il padre malato. E il padre è guarito, pare. Oh mio Dio! Morirei, letteralmente morirei. Noel, tesoro, la prima volta che ho messo gli occhi su tua madre, ho camminato lì da lei e le ho detto che lei era troppo sexy. Che è davvero? Sì, e lei mi ha dato un pizzettone così forte che sono svenuto. Papà, questo consiglio non mi aiuta per niente. Quindi, insomma, sta ragazza è innamorata di qualcuno, di chi sarà? Comunque, come va Dragon Blazer 3? Sei riuscito a finire quel gioco? No, sono ancora al palazzo di ghiaccio. Sono stato un po'... Sto aspettando per finirlo con te, papà. Oh, Noel. Forse non dovresti aspettare. Papà? Dovresti portarlo qui, mi annoio da pazzi. Bene, allora hai vinto, te lo porterò la prossima volta. Si sta facendo tardi. Immagino che sia meglio andare. Ho da fare dei compiti. Oh, quella è la voce del progetto di gruppo. Ancora il tizio a forma di uccello. Come si chiama, Nerdly? Si chiama Birdly. Ma non è così male poi. Papà, lo prenderò a calci nel culo. Fateci caso, sto padre della... Aspetta, esco un attimo dalla storia. Questo padre della cerbiattina qua somiglia tanto a un personaggio del web. Non so se lo conoscete, Cane Pazzo. Il padre di Mr. Flame. È uguale. Si comporta pure uguale. E prete è Cane Pazzo lui. Ah, papà. Non dovresti nemmeno alzarti dal letto. Portalo alla finestra. Gli tirerò qualcosa quando passa. Arrivederci, babbo. Ciao, tesoro. Oh, ciao, Chris. Ma dove va?
Jingle jingle bells, sembra che il Natale è arrivato prima quest'anno. Va bene Chris, allora dimmi tutto. Perché sei qui? Tua mamma ti ha detto di venire qui? No? Davvero? Sei cresciuto molto Chris. Sono fiero di te. Non è passato troppo tempo da quando tu eri solo quel ragazzino un po' creepy, spaventoso che stava nella porta accanto. Adesso sei il ragazzino creepy, spaventoso, un po' strambo che sta davanti a me. Ok, ok, seriamente. Vuoi parlare o qualcosa del genere? Parliamo della tua malattia. Quindi perché sto qui? Beh, hanno trovato qualcosa di brutto dentro di me, quindi sto facendo dei test. Sì, non è niente di grave. Niente che una vacanza non possa guarire. Sarò fuori di qui in un attimo. Quando posso tornare a, non so, strillarti perché rimani incastrato nel nostro nelle nostre luci di Natale fuori da casa. Sono delle rose all'interno di un contenitore di vetro. Ehi, sono felice che tuo papà mi ha portato dei fiori, ma le rose... Cos'è questo, amico? Mica siamo nella Bella e la Bestia. Non funzionerà, amico. Siamo entrambi bestie. Ehi, Chris. Vuoi chiacchierare un po'? Non preoccuparti, non c'è possibilità che tu mi annoi adesso. Parliamo di Noelle, tua figlia. È un tesoro, non è vero, Chris? È furba, intelligente, molto gentile, dolce. Non potrei chiedere una figlia migliore. Solo non vorrei che lei fosse così indifesa. I film spaventosi, gli insetti e Babbo Natale. Ha paura di tutto. Anche di Babbo Natale. E quando succede, lei si rimane immobilizzata come un cervo davanti alle luci di una macchina. Ricordi che lei era anche spaventata degli umani che potevano stare sotto il letto? Invece dei mostri sotto il letto, i mostri c'hanno gli umani sotto il letto. E beh sì, tipo Monsters and Company. Chris, non è stato molto simpatico da parte tua nasconderti là sotto comunque. Ah, era lui, era! Comunque... Comunque, questo è ciò che è duro di rimanere incastrato qui in ospedale, Chris. Non quello che sta succedendo a me. Non la malattia, il fatto che debba rimanere qui fermo. Solo questo. Nel frattempo, non posso essere lì per proteggerla. Tienila d'occhio per me, ok? È una bambolina a forma di angelo, ma non ha la faccia. Ed è un po' spaventosa per questo. Quell'angelo? Noelle l'ha fatto come lavoretto nel gruppo nel gruppo del dopo scuola. È una specie di portafortuna per me adesso. Oh sì, tu e Assi avete provato a farne uno anche voi. Ma avete sprecato tutto il tempo a cercare di fare le ali e non ce l'avete fatta. Ehi Chris, vuoi dirmi qualcos'altro? Non ti preoccupare, mica mi annoio. Famiglia. Chris, anche se siamo cresciuti separati, noi ancora amiamo la vostra famiglia. Dopo di tutto, io e Asgore eravamo amici di college, giusto? Oh, ehi! Adesso che Asriel è andata al college, pensi che stia facendo delle feste pazzesche come facciamo io e papà e tuo padre? Ti sto solo prendendo in giro. Tuo padre non era un animale da festa. Tua madre però sì. Faceva sempre casino per andare. Però una volta che iniziava la festa... Oh, amico. Una volta mi ha colpito dall'altra parte della stanza con... un pezzo di torta al limone.
sono caduto sul tavolo degli snack e ho scassato tutto. La torta era buona comunque, non posso lamentarmi. Ciao. Qui che c'è? Chi è questo? È il mago bianco di questo castello. Mi ha relegato qui in questa stanza della guarigione. Ma il mio sangue sta bollendo per la battaglia. Cos'è impazzito? È una classica scala del dolore da 1 a 10, ma usa IC come modello. A 0 dolore lui è felice, a 10 dolore è felice ma suda. Cosa già abbiamo letto? Sapete che non c'è un salvataggio, non c'è niente. Questa puntata finale sta durando 200 ore. C'è un posto di polizia. Ah, qua è chiuso. Il naso della polizia blocca la strada. Sul naso c'è scritto un G. Hai bussato sulla porta. Qualcuno sta arrivando alla finestra. Hanno chiuso semplicemente le tapparelle. Da giù su? Casa mia era su o giù? Non mi ricordo. Oh, guarda qua. Ma è una città enorme, guardate. Municipio. Ah, quello è il sindaco, l'orso con la cravatta. Il carisma del sindaco sta a zero, no, anzi sotto, è negativo. Ma lei lavora duro. Ed ha un buon track record, quindi nessuno concorre nelle elezioni contro di lei. Così è la politica, raramente. Non solo lei è di ghiaccio, ma tiene sempre l'ufficio, l'aria condizionata dell'ufficio a pieno regime. Quel brivido che sento. È questo che la politica ha. È questo in cui la politica consiste? Pensate no, eh? Questo chi è? Ehi, roba corta? Perché vuoi... Ehi, tappo, perché vuoi parlare al sindaco? Hai una paghetta troppo bassa? Hai mangiato troppe caramelle? Oppure hai perso il tuo frisbee in the wash? Hai perso il suo frisbee nella lavastoviglie? Oggi. Ehi, tappo! I poliziotti ci sono apposta per questo, lo sai? Vai da loro. Mi spiace, il sindaco è molto occupato adesso. Se ti serve di vederlo, per favore, non... Ah, per favore, causa qualche crisi terribile, così lui salta fuori. Lei salta fuori. La sindaco è un dipinto della città. Ma sapete che sembra? Il logo da Warner Bros. È uguale. È un piccolo pino. È un pinetto, un pinino. Sono giù. La città è enorme, raga. Questa è la chiesa. Chris, che sorpresa piacevole vederti qui. È in un giorno di scuola, soprattutto. Deve esserci un motivo perché tu... Sei venuto qui in questo momento. Io, padre Alvin, ti imploro, se hai qualcosa che ti pesa sulla coscienza, per favore parla. Succo di frutta. Chris, se vuoi qualcosa del tuo, un po' del tuo malato succo di frutta, dovresti andare al nostro servizio. Il nostro coro sembra un po' più... Sembra un po' più sottile, sembra un po' più meno corposo da quando tuo fratello se n'è andato. Chris, sarebbe meraviglioso che se tu vorresti cantare con noi, oppure partecipare in qualsiasi modo, invece di solo stare lì a bere succo di frutta e basta. Ma questo è un cimitero. Gerson? Storico, rinomato, autore e insegnante.
Crystal, una gemma di neve per una madre fiera. Mutler, un grande osso per il leader, per il capo del gruppo, del branco. Shira, un microfono del karaoke per una coraggiosa cantante. Gerson Boone Memorial Bench. Attraverso la mia carriera, alcune delle mie migliori idee sono venute dai miei sogni. Riposati qui, se qualcuno chiede, stai semplicemente scrivendo un libro. Qua sotto che c'è? Finita la musica. Aspetta, c'è qualcosa che non va. Torniamo un attimo indietro. Mi fa pensare che lì c'è l'epilogo. Aspetta, c'è una strada che non abbiamo esplorato qua. C'è un diner. C'è un tizio con la testa da... Ci sono dei tizi con la testa da blocco di ghiaccio. Oddio, qualcuno sta qui davvero. I see pizza. Isis pizza. Sei il numero uno. Il posto numero uno per la pizza. E per un bel pezzo di pizza. Ma come cacchio hanno scritto pizza con la E? Si sono pazzi. Sono pazzi con la pizza. Ehi, aspetta un secondo. Ti riconosco. Chi sono? Amico mio, sono io. Vuoi parlare per un pochino prima che perdo la testa? No. Va bene, piccolo amico. Non devi guardarmi soffrire. Goditi la tua libertà finché dura. Sì, ragazzi, però qua sono un sacco di dialoghi e di cose che non hanno nulla a che fare con il gioco. Questo qua è il negozio della pizza. Ma è chiuso. Non c'è nessuno dentro. Sembra che tutti gli impiegati siano fuori in costume. Sei interessato a provare qualcuno dei nostri 24 gusti della pizza? Abbiamo il normale, formaggio, ghiaccio, al sugo, doppio ghiaccio, al salame e a tanti altri, tra cui quello al ghiaccio. Ferma di qui a Ice Pizza. Ma la pizza al ghiaccio secondo me fa veramente schifo. Ice me up. Dammi tutto il ghiaccio, baby boss. Sì, ma ci stanno troppi personaggi a cui parlare, ragazzi. Io vorrei salvare la posizione. Oh, c'è Sans, il mitico Sans. Lo ricordate, ragazzi? Questo è uno dei personaggi più famosi di Undertale. Però qui, in questo gioco, lui non interpreta il personaggio che era in Undertale. Qui è un altro personaggio, quindi niente spoiler. Non ci sono spoiler, ragazzi, in questo gioco. Questo, ripeto, non è un sequel di Undertale. Alcuni personaggi che ci sono hanno un ruolo completamente diverso. Come abbiamo visto prima, Undine. Questo è Sans. Poi c'è una casa. C'è un degli appartamenti. Ci sono dei tizi. Se vado quassù. Oh, c'è la professoressa che sta in... Perché sta qui? Oh, Chris, stai bene? Io ero veramente preoccupato quando non sei tornato in classe. Dove sei stato? Perché hai saltato la classe? La lezione? Beh, non ti preoccupare. Sono l'insegnante troppo forte e quindi tu non sei nei guai. Beh, lasciami sapere se ti serve qualcosa. Chris, vuoi parlare di qualcosa? Adesso niente, dopo riparliamo. Se ti serve aiuto con i compiti, le mie ore di ufficio sono... Eh? Le mie ore di ufficio le passo in questo disgustoso vicolo. Perché? Di a tua mamma che ho detto ciao. Ma perché sei nel vicolo? C'è un piattino di miele. No, di latte. Quindi porta da mangiare ai gattini, lei. Aspetta, voglio vedere se c'è un punto di salvataggio, regà. Perché almeno interrompiamo. Famiglia di gatti. Coccodrilla. Il re dei fiori. Ah, quelli sono i cavalieri del Nii. Questi qui sono quelli dei Monty Python. È un tavolo di metallo di picnic. Sembra che ci siano delle come si dice, delle cicche di sigarette sotto.
Metti voi i tuoi dita nel tavolo? No. Decido di non mettere i dita nel tavolo. Ok. Cos'è qua? Ragazzi, devo trovare assolutamente un punto di salvaggio. Ma mo, se io vado a sinistra, torno a casa. Dove c'è la mamma? Questa è casa, non devo andare a casa, mi serve un secondo. Andiamo in quella via senza uscita che avevamo visto. Che succede qua? Ma è infinita sta via, no? Ma c'è un portone. Che strano. È chiuso. Strano. Sì, però è una palla che non si può salvare qua, ragazzi, perché io vorrei salvare, non posso andare avanti a giocare 20 ore. Vabbè, allora, questa puntata io la spezzetto in varie puntate, raga, perché non si può. Sta puntata ormai dura quasi un'ora e mezza, sta durando quasi un'ora e mezza, e penso che la dividerò in tre puntate alla fine, come avrete visto già se l'ho divisa. Perché altrimenti è impossibile, ragazzi, è troppo lungo sto pezzo, non ci sono salvataggi. Allora, quindi... prossima puntata andiamo qui al QC Dinner e poi andiamo a parlare con Sans. Per adesso metto tutto in pausa e ormai l'orario del gioco sarà schizzato 200.000. Aspetta, si può salvare. C'è solo un ball of junk, c'è una palla di rottami statistiche, c'ha la penna e un cerotto e c'ha due soldini. Posso chiamare a casa e non posso fare altro. Ok ragazzi, qua interrompo, noi ci vediamo al prossimo episodio, che sarà quello finale, penso. Non so come farò sti tagli, ma vediamo. Però adesso devo interrompere perché sto cotto, dopo un'ora e mezza che sto registrando non ce la faccio più. Ci vediamo fra poco, ragazzi, a dopo, alla prossima, ciao ciao.